lunghi i serpenti bianchi sulla pianura. Qui nel basso ferrarese, tra le valli del Mezzano, a due passi dalla necropoli di Spina, la cooperativa Terre Emerse ha sperimentato, prima in Italia su così larga scala, un nuovo sistema di stoccaggio dei cereali. Secondo una tecnologia poco meno costosa rispetto agli investimenti in silos verticali o in silos orizzontali. E terzo elemento, che fosse una tecnologia plastica, cioè che ci consentisse uno stoccaggio dei cereali molto articolato e molto segmentato per masse. Stoccato nei tunnel di plastica, il prodotto respira, brucia l'ossigeno, emette anidride carbonica e questo produce un ulteriore vantaggio. In assenza di ossigeno qualsiasi parte, qualsiasi insetto non si riproduce, non vive, non si riproduce. I silo bag sono un'idea importata dall'Argentina che sta attivando però anche la creatività italiana. Qui c'è la possibilità di ridurre i costi, ma porta vantaggi anche all'industria alimentare perché consente di stoccare l'ottimo genio di prodotto, cioè prodotto che qualitativamente si adatta ad un utilizzo alimentare piuttosto che a un altro.